Ad aprile del 2021 Alessia Ventura è diventata mamma a 41 anni. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente. Già prima di dare alla luce la piccola Ginevra che ha compiuto un anno, l'ex letterina di Passaparola, originaria di Torino e cugina di Luca Argentero, aveva lasciato Milano per trasferirsi a Ragusa, in Sicilia. Qui vive il papà della sua bambina, l'imprenditore siciliano Gabriele Schembari. Ex portiere di calcio, ha militato in Serie C, NDR, Schembari si occupa di noleggio auto a lungo e breve termine. Oltre a Ginevra, ha un figlio di 12 anni nato da una precedente relazione e in passato ha avuto una lunga storia d'amore con la pallavolista Francesca Piccinini. Gabriele Schembari e Alessia Ventura, foto Instagram. Il colpo di fulmine nel 2019. Alessia Ventura e Gabriele Schembari si sono conosciuti nel 2019 a Ravenna, ad una cena di amici comuni. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. All'inizio, i due hanno vissuto una relazione a distanza. Dopo essere rimasta incinta, la showgirl ha fatto armi e bagagli e si è trasferita in Sicilia. La sua intenzione è comunque quella di riprendere a lavorare tra qualche anno. Alessia Ventura a Taormina, foto Instagram, in Sicilia si sta d'incanto, viviamo sul mare. Gabriele mi ha detto subito che non vivrebbe da un'altra parte e mi ha portata in posti meravigliosi che io, pur avendo nonni siciliani, non conoscevo, raccontato Alessia Ventura a Confidenze, mi sono trovata subito bene, i suoi amici mi hanno accolta con affetto e ora abitiamo qui, in Sicilia, dove si sta d'incanto. Siamo sul mare e la vita è più rilassata. Il battesimo di Ginevra, figlia di Gabriele Schembari e Alessia Ventura, foto Instagram. La storia tormentata con Filippo Inzaghi. In passato, Alessia Ventura ha vissuto una lunga e tormentata storia d'amore con Filippo Inzaghi, terminata per un presunto tradimento. Dopo alcuni anni, i due hanno avuto un ritorno di fiamma finito male. Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli, ha svelato la showgirl nel salotto di Elite. Verissimo, quasi impossibile fare finta di niente. Gabriele Schembari con la figlia Ginevra, foto Instagram, è stato il primo uomo con il quale ho parlato di matrimonio e figli. Abbiamo provato a ricucire il rapporto, ma è stato inutile, ha aggiunto, lo strappo ormai era enorme. Era l'uomo dei miei sogni. Mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire importante. Il primo uomo con il quale ho parlato di matrimonio e figli. Lo scorso ottobre, anche Filippo Inzaghi è diventato papà per la prima volta. L'ex capo d'oro del calcio italiano è legato dal 2018 ad Angela Robusti.